A Godrin mancano 3 punti, la partita di domenica è fondamentale, vale una stagione. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, è vero che questo è, dobbiamo, non sappiamo come dobbiamo fare, ma mister lo sa, noi giocatori non sappiamo, ma dobbiamo dare il massimo per prendere 3 punti perché per noi è fondamentale. Se prendiamo 3 punti domenica, dopo manca un punto, no? Quindi cerchiamo di almeno pareggiare contro Ischia e l'ultima partita facciamo la festa. Sì, ritornato titolare un pochettino a sorpresa contro la fine di Sangre, dopo qualche partita che avevi iniziato dalla panchina. Ti aspettavi tu di ritornare in campo dall'inizio e poi pensi che la tua esperienza possa dare un contributo in più anche alle difficoltà in avanti che il Catanzaro sta trovando in queste partite, visto che segniamo sempre col contagocce? Sì, anche se non gioco, io ho sempre dato consiglio al mio compagno di squadra perché diciamo che sono uno di vecchi qua, e ho sempre parlato con loro, Firenze, Leo e Andrea, ho sempre parlato con loro perché è importante 3 punti. Ma anche io non aspettavo che giocavo, anche perché nemmeno mio padre ha fiducia più in me. perché non, quest'anno non merito di giocare tutto l'area, come mister non mi ha fatto giocare, anzi mi ha dato tante possibilità che non ho sfruttato, quindi l'unica cosa che posso aiutare la squadra è dare consiglio quando uno ha bisogno, ma quando mi ha fatto giocare ho detto allora mi ha dato un'altra possibilità, anche se non ho sfruttato massimo, ho cercato di fare qualcosa, pure i miei compagni di squadra che stavano in panchina, meno male che ho giocato vicino in panchina, alcuni mi dicevano quello che devo fare, quello che stavano in campo, quando sbagliavo mi hanno dato le mani con la parola giusta al momento lì, quindi sono veramente contento. Questa settimana già quello di sabato è passato. Questa settimana ho messo la testa sul campo, voglio lavorare anche se non è mai tardi, dicono, perché se Dio vuole riesco a fare il gol di Savessa, sarò contento perché tutto quello che ho fatto quest'anno non credo che merito di stare qua con Catanzaro perché ho fatto peggio di peggio. Quindi se non perché voglio essere egoista, ma se Dio vuole voglio questa cosa qua, anche perché la mia testa proprio per fare la gossa adesso almeno non mi possono dimenticare, non mi possono dire più niente perché non ce la faccio più. Senti, tu una promessa in questo campionato l'hai già fatta, era il 2015, avevi promesso che almeno una promessa, un bel gol all'anno lo farai. Queste sono le ultime domeniche, quindi sarebbe la rete della salvezza proprio. Sì, veramente ho sempre detto che io non ho mai sognato tanto nella mia carriera. Ma spero che tutti i gol che ho fatto è solo 2 che ha portato 2 punti. Il resto che ho fatto sono sempre portato 3 punti e sono contento. Faccio tanti assist che non ho mai fatto quest'anno. Quindi sto soffrendo, pure il mister mi ha aiutato tanto e il mio compagno di squadra mi stanno aiutando. E questa partita qua aspetto, alleno, perché mister non è che perché giochi settimana scorsa devi giocare per forza, lui ti mette fuori se non ti alleni bene, quindi sto allenando da ieri che abbiamo cominciato, mi sono allenato meglio rispetto alle di prima, oppure ho parlato con prof, ho guardato tutti, perché lui lavora su computer, tutto. Ho preso la chiavetta, ho visto dove manca, quindi ho visto ieri sera, adesso sto cercando di fare tutto, anche se ci mancano 3 partite, vediamo. Come pensi che si può decidere la partita con il Monopoli?
qual è veramente la zona del campo, se c'è o l'episodio con cui il Catanzaro può vincere. Importante non mollare. È un lottatore sempre pronto a lottare. Se lottiamo non ci sono nessuno. Anche abbiamo visto, abbiamo giocato contro Casetana, abbiamo giocato contro Benevento, che 90 minuti, nessuno, 95 minuti non abbiamo mollato niente. Se non molliamo, giochiamo con tutti, ma basta che molliamo un secondo e prendiamo sempre gol. Come sabato abbiamo cominciato da inizio e abbiamo finito lì, perché noi parlavamo la stessa lingua e non vogliamo perdere, non abbiamo perso. Quindi l'importante è che non molliamo. Questa squadra qua lottiamo anche con Real Madrid se possibile. Quindi basta non mollare.